Ciao amici miei, benvenuti Marco Drums Game su Twitch e il grandissimo Gran Turismo 7. Adesso aspettiamo un attimo che condividiamo one second la live, amici miei, e partiamo a divertirci con questo gioco. Fighissimo, fighissimo. Ok, Twitter, Facebook, Instagram. E Instagram. Quella! Eiles, mitico! Eiles, grandissimo che sei arrivato. Partiamo subito, Stavo condividendo un attimo la livettina. Facciamo... Ciao, ciao, ciao ragazzi, mitici! Eccoci qua, condividiamo un attimo la livettina e partiamo subito, subito, subito a farci qualche bella partitozza insieme. Ecco che andiamo a condividerla su Instagram. Credo che è giusta. Come state ragazzi? Tutto bene? Mi raccomando, eh? Ok, vai spacca. Bella. Che cos'è sta roba? Che cosa ho fatto? Ah, ok, sono parti sperdute nel menu. Dove sono? Ah, sì, ero sopra. Ci sono rimasto male. Allora, un attimo. Allora ragazzi, benvenuti, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Allora, io devo fare qualcosa per poter andare avanti. Modifica la carrozzeria larga. Ma di che mezzo? Ah, sì, sì, ci sto. Guarda che tira la macchina forte. Ah! Già questo era un bolide. Ci sta. Gli diamo anche una lavata. No dai, è già lavata. Era già lavata la mia macchinina bella. Allora, quindi andiamo da Luca. Allora, congratulazioni, hai meritato la mia ricompensa. Beh, chiaramente. Quale sarebbe la mia ricompensa? Ce l'hai la Golf GT, bro? Non ancora, amico mio. Ah, Interlagos mi ha aperto però, Non ce l'ho ancora, perché non ho ancora fatto il campionato... ciao ragazzi, benvenuti mitici! Non ho ancora fatto il campionato... come si dice? Del...
Della Volkswagen, c'è la e non l'ho trovata. Adesso vado a vedere se c'è. Vado a vedere subito. Spettacolo, ragazzi. Volantino, cinture ben allacciate e volante allacciate sempre. Ok. Ciao amici miei, mitici! Oh, panamericano, raga. Campionados Panamericanos. Allora, andiamo subito a vedere che cos'è, che auto mi vendono. Perché io la Golf devo ancora comprarla. Ah, sono cambiate. Corvette. Volkswagen. Cazzo, 32.000. La Minto. La Turbo, l'Abarth, l'Alpine è esaurita, la Celica, la 911 Turbo, questa mi piacerebbe, 200.000 però. Ciao amici miei, ciao mitici, benvenuti! La 911, la 458 Italia del 09, porca, la Countach, quella che c'era l'altro giorno, è finita. 116.000 per la Civic Type Anche la, non ho neanche una Mercedes io, 316.000 per la MGA. Che costa meno il Ferrari. Ciao mitico, ciao sì, miticissimo. Bella lì ragazza, dai che partiamo a manetta. Allora io vorrei comprare questa bellissima Ferrari, 458 Italia, 3 tubi di scarico. Cazzo, ma 249.000. Ciao Danny Boy, mitico! Grandissimi ragazzi! Allora, andiamo a correre un po'. No, aspetta, vediamo un attimo nelle leggendarie. Così vediamo quanti milioni devo tenere da parte. Porsche, la Shelby, questa non è male. Ah, la Ferrari del 95, F50. La Playmout, Ghia Rooster. Questa sarebbe fica, eh. Minchia, raga. Questa sarebbe figa, sì. La F50. Grazie mille, mamma. Cafferino, ragazzi. Ciao, amici miei. Un buon cafferino a tutti. Grazie, grazie, mamma. Allora. 8 miliardi di gradi. Non la comprare. La... Aspetta, aspetta, aspetta. Cos'hai detto? Cazzo, allora, aspetta che devo vedere cosa hai scritto. Scusami, stavo cazzeggiando col caffè. Aspetta un secondo, eh. Spero che mi tenga i messaggi. Allora, non la comprare. Ah, ma è possibile che se non sei dentro non ti tiene i messaggi? Vabbè, dai, non ti ho letto, scusami, perché stavo cazzeggiando col caffè. Non la compro. No, no, compriamo niente, andiamo a correre. Andiamo a correre. Dai, 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 basta, basta, basta cazzeggiare. Poi volevo fare anche un po' di patenti. Allora, ne ho fatte un po' oro. Però devo dire che cazzarola, ragazzi. O sono un po' rugginito io, o... Ciao, ciao, mitici, benvenuti. Allora, Pan America, quindi è qua. Ma non vedo il... Campionato Pan America. Non la comprare qualche minuto? Ah, ok, grande, grazie Ice. Ah, sì, grazie, grazie mille. Stavo bevendo il caffè. Ah, ok, bene, bene, grazie, grazie che me l'hai scritto. Grazie, grazie, grazie. No, no, allora non compriamo niente. Oh, qua i soldi servono. Allora, Europa. Ah, eccolo qua, Pan America, Marchitto. Ah, gara 1, gara 2, gara 3. Campionato Pan America. Ragazzi, guardate il tempo di caricamento. Boom, siamo già dentro.
Ah, questa è la solita pista. Dai, grande, grazie che me l'hai detto, se no spendo un sacco di soldi per niente. Calocca Marino. Ciao ragazzi, benvenuti, Cafferino e corsa. Dai, 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 partiamo. Come me lo mangio, come me lo mangio, la Focus. Ciao Davide! Oh, Davide! Quasi mi stecco. Ciao Mitico, come stai? Guarda che figata Davide. L'ho anche allargata. Ciao amici miei, mitici, benvenuti. Oh, bene, bene, sono contento che stai bene. Guarda, sto andando con la Camaro. Bella Zone Boy, col cagnolino. I gattini. Guarda come me la mangio. Io ho finito tutti i menu, non sono moltissimi. Mi hanno detto che sono 30 e qualcosa, Sim. È vero? 32, 31? Beh, dai, sì, ci sta. Beh, dopo si corre, si va a fare il giro veloce, le pateti, si va online. Un po' di drift. Oh, ma cosa sono? Ma sono 11°, ma siamo impazziti? Cioè, sto dando così di schifo? Oh, 31 mi hanno detto, sì. Dai, dai, giù il gas, Marco! No, adesso must go on, dai! The show must go on, che prendiamo i dindinini lo stesso. Finiamo sto caffè. Ah, non ci credo che ho fatto sta cagata. Anche questa, eh. Allora, questa forse è l'unica curva che bisogna frenare del tracciato. E non ho frenato, vabbè. Allora, questi stanno facendo la gara tra di loro, eh. Tra l'altro ho appena speso 25.000. Ciao amici miei, mitici, benvenuti. Ho speso 25.000. Sta curva, non me lo ricordo mai che devo frenare. 25.000 euro, sì, per allargare la fiancata, eh. Ma scusa, questa pista non dovrebbe avere tre curve. Qui dove passo? Dove? Ciccio! Corvette! Corvette, lì non ci dovevi stare, scusami! Ciao mitici, benvenuti! Marco Dranos Games Channel, Gran Turismo Sport! Gran Turismo 7! Sono rimasto un po' indietro. Ok, qua posso dar dentro. Ciccio! Questa macchina è terribile, ma che roba! Ciao mitici! Questa macchinina è terribilina! Ehi là, Bragali! Mitica, come stai? Siamo in pista adesso. Oh, allora, un consiglio che ti posso dare: i soldini spesi per l'elaborazione delle auto regalate dopo diventa molto difficile. Ok, gran consiglio, gran consiglio, grazie mille. Arrivato, come stiamo andando? Insomma, mi sono girato, però dai, sono le prime gare, quelle che che devo ancora prendere un po'. È che questa macchina è terribile, sta macchina è tutta potenza americana. Sto andando con la Camaro. Madonna, ma come mai quando vado a frenare mi parte via?
io ho il TCS. C'ho anche il TCS, tra l'altro. Trazione del... controllo della trazione, amici miei. Allora, questo... allora, queste piste qua non me le ricordo mai, eh. No, questa era la pedale. Aia, aia drums. Aia. Altrimenti sei costretto a comprare il disgiuntivo. No, davvero? Porca miseria, me l'hanno detto che c'era la questione dei crediti. Allora tu mi dici di star tranquillo con le macchine. Mi faccio regalare tutte quelle che mi dà. Così poi posso, se no poi mi blocco praticamente. Se non ho le elaborazioni... ciao amici miei mitici. Se non ho le elaborazioni non posso più andare avanti, non arrivo più primo. Grande, grande consiglio, grazie mille. Grazie mitico. Queste sono cose che sono importanti, eh. Ho visto che il replay ha fatto un po' schifio. Oh, sei serio Marco che sei quinto? Non ci puoi fare. Sì, tra un po' di menù sono molto difficili. Azzarola. L'hanno fatta proprio tosta allora, eh. L'hanno fatta tosta questo Gran Turismo. Hai capito. Però ascolta una cosa, io volevo fare ok the show must go on, ok tutto, arrivare quinto fa abbastanza schifo, eh. Abbastanza schifo, dai, partecipiamo. Fai bene sto coso Marco Dram, devo anche accendere le luci, eh. Sono dei mendevati. Allora, dai. Sono una, due, tre curve. E come mai non riesci a farle, Marco? Dai, lascia stare quelle lì che... dai, 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 impegno, impegno e passione. Allora, Camaro ZL1. No, 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 non la chiedo, non la prego. Non la prego. Dopo, 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 dopo. Oh, cominciamo già, cominciamo. Accendi le luci per piacere. Sì, la luce della scala, ma anche questa. Questa è quella. Qui c'è un po' più di illuminazione, bianca, grazie. Oh, bravissimo. Allora, questo a fuoco, attenzione a non togliere il cavo della corrente. Ho sentito. Dai, oh, 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 appena toccato, eh. No, è due volte che tocchi lì, attenzione, mi togli il coso del gol. Ok, ciao amici miei, mitici. Dai, e dai Camaro, non fare la cattivella. Dai, dai, che adesso vi becchiamo la scia e via. Ciao ragazzi mitici, benvenuti. Benvenuti ragazzi. Oh, ma mi ha girato lui. Dai, show must go on, just show must go on. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, già il terzo giro e faccio più schifo di prima. Ma come mai ti faccio cagare su sta qua? Ciao ragazzi, mitici, è successo qualcosa al joystick, ma va dritto. No. Ciao ragazzi, mitici. Allora, questa no. Devo anche prendere... vedi che roba, però. Non riesco a tenere giù il pedale. Ciao, mitici! Questa parola che va via, questa macchina. Ma ho le gomme almeno da... io ho paura... oh, raga, fate veramente troppo schifo, scusate. Fammi andare a vedere un attimo se ho almeno le gomme
Vediamo un attimo se ho le gomme. No, amore, oggi no. La Ford GT40, no, non ancora. Tra l'altro ho pure sbagliato, perché dovevo... Aspetta, mi sto mettendo le scarpe, perché senza scarpe davvero non riesco a... Oh, ma queste scarpe non sono? Che cazzo di scarpe sono? Arrivo, raga. Problema tecnico. Ah, madonna. Le scarpe sono... Ma sei sicuro che sono le mie? Ciao, ragazzi, benvenuti! Forse mi sto mettendo le scarpe di mio figlio, che sono più piccole. Allora, usciamo. Sì. Troppo casino. Allora, vediamo un attimo, raga. Oh, prima di tutto ho un biglietto. Allora, non lo so, per adesso ancora non. Non distrarmi. Ok. Bella la camarina. Oh, rullo di tamburi. Voglio la macchina. Ah sì! La Lexus, grande gioco. E vai, Drums! Mi ha dato la Lexus, oh, finalmente una macchina! Ah, che soddisfazione, sono già più tranquillo. Ok, figata. In un campionato uscito a metà, proprio a cazzo, ma... Vabbè, andiamo a vedere se c'ho. Le gomme. Ce li ho. Ce le ho le gomme. Che culo, vero Lossim? Che buce di culo. Allora. Io... Io... $37,000 per le gomme. Però ho le gomme da corsa dure, eh. Aspetta un attimo quando andiamo a fare il campionato. Che gomme monto? No, cambia auto, va bene. Impostazioni. Da corsa dure. Oh, le gomme da corsa. Ah, dici? Ciao Rico, grande, mitico, ah, tu mi dici che allora la Camaro è un po' una minchium, interessante Watson, però 711 cavalli, secondo me gira bene su PS4, sì, assolutamente sì, beh, Rico, gira molto bene, beh, allora, tu lo stai vedendo da PS5, quindi i caricamenti sono fulminei, ma è proprio una questione dell'SSD, quindi su PS4 ci sarà qualche secondo da aspettare tra un caricamento e l'altro, eh? Quello è poco ma sicuro. La Ford GT40, aspetta. Aspetta, fammi vedere se c'ho la Ford GT40, credo di sì. E quindi Enrico... È un mostro in garage. Lo so, però non è che andava tanto bene. La Ford GT del 06. Uso questa? Dai, andiamo. Apriamo con la Ford. E come media da 20,000. Cazzo, non so se ce li ho. Tu dici che c'ho... Fammi vedere le postazioni. Le postazioni dell'auto. Ho le sport dure, va bene lo stesso? Ah, Ghost, va bene, dai. Gomme e impianto frenante, perché sennò non va un cazzo. Allora, le medie dure abbiamo detto, ragazzi, eh? Allora, aspetta, Allora, sulla mia bella GT.
Allora, abbiamo detto sport, sì, ma devi comprare le gomme altrimenti non gira bene. Medio o morbide avete detto? Scusa, raga. Quindi andiamo a comprare i freni. Tampa comincia. Allora, a me piacciono i da corsa morbide, morbide, ok. Allora, i freni prendi Brembo e le pastigliette, ok? La corsa media o morbide? Ok, grazie ragazzi. Ce la mettiamo la marmittozza? Le pastiglie? Le pastiglie sono dove c'è attaccato i ferri che frenano, quelli quella parte lì, la parte lì quella grigia. Come non quelle di gomme? Ma quali? Qua? Ah, da corsa morbide! Dai, io volevo spendere 4.000! No! Mio Dio, 38.000! La monto la marmitozza? Raga? Cosa ne dite? Un bel 20.000? No, 20.000, un 10.000 e un 50. Dai, li recupero con le gare. Montiamo anche la marmita. Ma si va, fa un culo. Montiamo anche la marmita, dai. E ti stavo dicendo, i cerchi, come cazzo si chiama? I dischi sono montati sulla gomma, ok? Che gira insieme alla gomma proprio. Invece si monta qualcosa poi con l'acceleratore. Ok, 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 dai, andiamo ragazzi, sono veramente come si dice? No! Ciao, ciao mitici, benvenuti. Sono con l'ansia, provare com'è. Wow, che mostro. Ok, piano pianino, doso un po' l'acceleratore, sì? Fico figata. Oh ragazzi, se non vi siete iscritti, iscrivetevi al mio canale Twitch e anche quello YouTube, dove faccio un sacco di video fichissimi, amici miei. Ok. La prossima si frena? Raga, questo è un bolide, eh? Sentila come va! Sentila come va quando do gas. Ciao amici miei mitici, Gran Turismo 7 ragazzi, che figata. Stavo rispondendo a Enrico. Cazzo, ma bisogna frenare così tanto sta curva. Enrico, secondo me sulla PlayStation 4 gira di brutto, non avrai i tempi di caricamento fulminei perché non monta l'SSD e sicuramente le texture non avrai praticamente la stessa identica cosa, ma guarda che l'hanno fatto, che è un capolavoro su tutte le console, PS4 e PS4 Pro anche, tra l'altro col pad. Io avevo quella lì prima. Torniamo qui. Piano. Dentro tutta. Gas giù in fondo a martello. Allora, questa se non mi ricordo male, non devo frenare. Questa devo dar giù un po'. Un po' il muretto, poi metti anche volano e frizione, bella lì. Ciao amici miei mitici, benvenuti.
Potevo anche dare un po' più girare, eh. Devo girare un po' di più sto volante. Carola. Che figata, grazie ragazzi, mi avete consigliato bene, eh. È un bolide questo qui. Dai che dobbiamo andare a prendere i primi tre scemi. Però devo stare attento col gas. Volano e frizione, hai detto, eh? Dai che andiamo a prenderli. Ciao, ciao bello, ciao. Come sento col gas, Marco. Che ansia. Che ansia, ragazzi. Dentro tutta, gas a martello. Oh! È molto ignorante questa macchina, vero, vero. Ma è troppo divertente, però le gomme fanno tanto, eh. Quanto ho speso per le gomme, guarda, non voglio neanche saperlo quanto ho speso per le gomme. Oh! Ciccia! Dai, non finisce più sto giro. Ok, questo è buono. Andiamo giù un po'. Dentro gas, tutto. Attenzione. Porca miseria, che roba, raga. Oh. Bisogna stare attenti col gas, eh. E vai. Grande, grandi ragazzi, bel consiglio, bel consiglio. La Camaro era fica, eh. Voglio vedere un pezzo di replay, fatemi vedere un pezzo di replay, non tutti i sei giri perché vabbè. Grande Marco Dranz, è lui, dovrò mettere games sotto, eh. Ciao amici, mitici. Ah, ricompensa 52.000, beh dai, le gomme me le sono pagate. Le gomme me le sono pagate, raga. Vediamo un attimo, vediamo un attimo. Che gran figata. Che figata di gara, raga. Twitch. Vediamo un attimo il replay, eh. Incredibile, guarda come sfreccia, guarda che roba. Mamma mia come viaggia, guarda come li prendo, guarda come li prendo, come giù bella bassa la traiettoria. Allora ce n'è una, questa dall'alta va giù verso il basso, no, questa non l'ho, qui ho, ciao amici mitici, qui l'ho sgregiata un po' la fiancata. Mamma che bella la Camaro, però sto usando la Ford GT, ragazzi, su consiglio degli amici. Guarda, guarda. Oh! Allora, bellissimo, bellissimo. Prossima gara, volano, dovrei comprare il volano e il... Daytona, modificato di brutto, mette ancora più paura quando acceleri, cacchiarola. Se esco adesso posso andare a modificarla, vero? Ricomincio da qua, eh?
o mi ricomincia da capo se esco. Ciao amici miei, dai iniziamo, dai, andiamo dopo a modificarla. Ragazzi, Forge GT del 2006. Sì. Ah, posso uscire allora? Dai, dopo allora vado a cambiare il volano. Come mi dicevi. Non lo so, non l'ho mai provato. L'ho sempre fatto di fila senza mai uscire. Che acceleration, raga. Allora, adesso. Mai visto uscire lì? Mi è venuto addosso. Allora, la frenata ci siamo. Ma che cazzo? Ma cosa fai, Ciccio? Ciao, mitici! Oh, raga, non frena una sega! Ha un'accelerazione talmente da paura che poi, anche se gli ho montato i freni della Brembo e le pastiglie sempre della Brembo... sentite raga il motorino, scusami, colpa mia, cerco di guidare il più pulito possibile, amici miei, però qualche colpetto, siamo in una gara, si può anche dare, metti Brembo da 7000. Oh, avevo messo quelli forati. Sì, li ho messi. Almeno, credo di averlo fatto. Dai. Ma quanto bisogna frenare qua? Sì, me la ricordo adesso sta pista. Ciao amici, mitici. Stiamo correndo bello tosto, eh. Bello forte con questa Ford GT. Va, che benzina costa. Ma oh raga, c'è il mio amico che mi ha chiamato stasera. Ciao Marco, sono appena andato a fare il pieno al furgone. Scusate. Ok. Allora, di solito faceva 110 euro, no? Il pieno al furgone. Cazzo, mi ha detto che spero 176 euro oggi, 2 euro e 30 rotti. Ciao Dado, mitico, benvenuto. Dai che ci facciamo qualche giro insieme con questa Ford GT strafichissima e Gran Turismo 5. Prima ha detto Gran Turismo Sport. No, comunque è 7, è il 7, Dado. Allora. Cazzarola, mi sono distratto un attimo. Colpa di Alfredo. Dai Marco. Mitico. Benvenuti ragazzi, sempre benvenuti al canale di Marco. Ci divertiamo, facciamo quattro chiacchiere insieme. Scrivete se volete sapere qualcosa, se volete darmi dei consigli, che io sono una spugna, eh. Io accetto sempre i consigli ragazzi, perché devo andare forte. Che più forte non si può. Allora adesso, se non mi ricordo male, frena che dobbiamo fare la curva. Ragazzi, se vi piace le mie live, iscrivetevi al canale Twitch, che ne sarei veramente felice. E se volete anche il canale YouTube, mi cercate come Marco Drums Game. Grazie mille amici, grazie tanto del vostro supporto, e andiamo a vincere questa gara che non mi ricordo più. Grande Lord, ecco di mitico. No Lord, sei arrivato. Mi hai fatto emozionare Lord. Cazzo, si è rotta la macchina. No va. No. Grande Lord, ciao! Cazzo, mi sono emozionato! Mitico! Benvenuti tutti amici! Posso andare addosso per fermarmi? Sì, dai, andiamo! Minchia! Fatto questo effetto! Sì! Lord! Cazzo, prima andavo bene!
Grande Lord! Dai, manca solo Power! La mitica Bragali! Ciao ciao amici! Ah, cazzarola, devo recuperare tutto! Allora, sto provando la Ford GT che è un mostro! È un mostro, Lord! No, 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 non andare via! Oh, sei matto! No, 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 devi star qui! Adesso mi rimetto in pista, dai! Dai che vinciamo! Ciao amici miei, mitici! Andiamo a superare e sverniciare il Dodge Viper! Ciao Viper! Ciao, 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 ciao! La salutiamo! Ah! Ah! Allora, frena, 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 Marco! Oh, ragazzi, sapete che questa qui... Cosa c'è scritto, mo? Ti saluta? Ah, grande! Sveglia qua... Azzarola, salutamela tanto, eh! Allora, però devi dirgli che o domani sera, o venerdì, o sabato e domenica deve venire, eh? Ok? Questa sera è scusata, ma gli altri giorni no! Sono emozionato a passare il primo. Tre giri di 5. Vai, vai, vai dai gas, Marco. Molla, molla il freno, molla il freno, Marco. Porca miseria. Ecco perché tenevo troppo chiuso il freno. Beh, allora questi freni della Brembo funzionano bene, eh. È che ragazzi, non sono abituato a questo bolide, direi io. Poi sta venendo anche sera, eh. Già non vedo un cavolino di Bruxelles. In più se ci mettiamo anche con questi qua. Dai, non ti allargare, ma non vedi che ti sto passando? No, mi ha rimesso in pista così. Ma sei serio? Io non ho schiacciato niente. Vabbè, dai. Ma cosa succede? Riferito? Ah, riferito. Grande! Vai tra, grandissima, Giuli! Intanto ho fatto una cappellata incredibile. Ah! Ma si può aver fatto un casino del genere in una gara? Cioè, questa è gara di campionato! Perché ha messo le quattro frecce? A cavolo ho messo le quattro frecce. Dai che li riprendiamo. Qua è talmente un bolide. Tra l'altro ragazzi, stavo provando a fare le patenti. Le patenti sono terribili, eh. Veramente tosterella sto Gran Turismo. Vabbè, bisogna impegnarsi, eh. E io cercherò di impegnarmi, ragazzi, al massimo. Allora, questo me lo mangio, questo Viper. E qua, cazzo, ma perché? Ah, perché? Sai, te lo dico io perché. Perché mi spavento. Ah, cazzo, anche di notte. Già non vedo niente. Non me lo ricordo, Pan America. Ah, Daytona è America. Non mi ricordo dove, ma... Ti ho preso Corvette. Dove scappi? Sono dentro io. Un minuto 00. Bella lì. Bella raga che l'andiamo a vincere. Non fare stupidaggini, Marco, che è l'ultimo e forse c'è un rettilineo e c'è il traguardo, eh.
Madonna, quando si frega, ragazzi, va tipo a destra e sinistra, va un po' dappertutto, bisogna tenerla, eh. Che bolide. Sim, davvero, è un consiglio assurdo quello che mi hai dato, grazie mille. E anche l'altro ragazzo, ecco, cacchio, che memoria di merda, scusate ragazzi, ma io c'ho una memoria un po'... Come si chiama l'altro ragazzo che mi ha consigliato? Mitico, ci sei ancora? Vabbè, Sim e anche l'altro ragazzo, li ringrazio perché è una figata. È una figata, primo. Guardiamo, guarda quei dischi incandescenti. Che spettacolo. Andiamo a vederci un pelino di replay, raga. Marco Drums Games. Leo, non puoi giocare a quel gioco lì adesso, è troppo casino. Ok. 35.000, quindi ci siamo ampiamente pagati le gomme, eh? Ok. Dai, vediamo un pezzettino di replay insieme. Mamma mia, davvero incredibile. Quando fa vedere le gomme incandescenti, è una cosa incredibile proprio. Vediamo un attimo, vediamo un pezzettino di replay. Io, ragazzi, davvero starei ore. Qua è quando ho fatto la prima che. guarda quello là, ma è lui che mi viene addosso. Ciao Mitici! È lui che mi viene addosso, è colpa sua! Guarda come apre sta macchina! Come apre questa. E qui dovevo ancora abituarmi, Un po' di assestamenti vari. Eccolo. No, ho rinunciato. Mi ero notato un attimo come è andata la gara. Guarda, un capolavoro. Sono riuscito a arrivare. Aspetta, ti faccio vedere la fine. Aspetta, Faccio vedere il pezzo finale, così puoi capire quanto sta andando forte Marco Drums Game. Andiamo. Guarda la fine, fasi finali. È già notte. Quattro frecce, non so ragazzi come si fanno accendere, non so come si fanno spegnere, quindi boh. Ciao Bima! No! Grande che sei entrato a salutarmi, Mitico, c'è anche Lord, ci sono tutti, eh! Grande, un saluto al volo, va bene. Fa molto piacere che passi dentro a salutarci, Poi io ti ricordo sempre che sono live anche domani sera, venerdì, sabato e domenica, Quindi quando hai tempo di entrare e stare con noi, così vediamo che siamo e facciamo una bella chiacchierata come l'altra volta. Ah, grande la moglie. grande, ringraziala. Dai, quando c'hai voglia, c'hai tempo. Non so perché non va via quella roba lì. Perché non va via? Dai, volevo vederlo senza. Nascondi, certo. Guarda qui sul finale. Guarda Bimax, guarda Lord. Mitico Sim, guardate raga. E Marco Drums. No, forse non ho ancora vinto. Ciao amici miei, ciao amici. Aspetta un attimo. Non mi ricordo più se c'è un... Le scintille, la carrozzeria lì è andata, per fortuna, come ripetevo tutte le volte, ragazzi, ho l'abbonamento plus al carrozziere. E poi mi accade sì. Grande Lord. E vai. Che gran figata. Ciao amici miei, mitici, benvenuti. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito. Bella Bimax, che bello ragazzi quando entrate. Prima è entrato Lord Bimax, mi sono emozionato, cazzo sono andato a sbattere. una gara all'inizio del merda. Vai. Grandi ragazzi. Io vi ricordo domani sera 8:30, già che siete dentro, ve lo ricordo. Grande Giuli, mitica. No. Grande. Sì. Ragazzi, perché cioè
ormai siete miei amici, cazzarola, cioè mi emoziono quando entrate, perché fa piacere amici miei, vedi? Oh, 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 frena, frena Drums! Aspetta, che questa pista qui non la conosco mica, ma che cazzo di pista è? Ma no, ma è Brasile! Aspetta, il Brasile, Interlagos? Fammi vedere, se va a sinistra, poi c'è il destra, è Interlagos. Quindi l'ho fatto un miliardo di volte. Sono andato anche a vedere... Cazzo! Scusate, raga. Sono andato anche a vedere delle gare con mio cognato quando sono andato su in Brasile. Ah sì, Interlagos. Sì, sì, quando è andato su un po' di anni fa in Brasile siamo andati, mi ha portato sia qui, è bellissima ragazzi dal vivo, e anche al Maracanã. Che figata ragazzi, figata! Ciao mitici, benvenuti! Scusatemi se... Orca! Dai, dai, andiamo a prendere la Camaro, mi distrae Leosinho, c'è mio figlio che sta venendo sempre avanti e indietro e mi distrae un casinozzolo. Grande Leo, domani gioca anche Leo, eh? Arrivate verso le 8:30 giuste, così magari faccio giocare anche mia moglie, vediamo se ha voglia di andare con la sua bella Camaro che gli ho comprato. Ciao mitici! Che cavalli ha sta macchina? 5 giri però, posso prenderli tranquillamente. Io mi ricordo sul Formula 1 ragazzi, le auto da Formula 1, perché ho portato anche live il Formula 1 2022, eh? In realtà i giochi di macchina li porto tutti, solo che vi dico la verità, come mi sto divertendo adesso con Gran Turismo 7, era un po' che non mi divertivo, ma anche Forza Forza Horizon 5, è divertentissimo raga. Però vi dico la verità, mi sto... Formula 1 2021, sì, quello l'ultimo che hanno fatto, cos'era? È 21? Ma che cazzo di anno siamo? Ah no, sì, hai ragione, scusami. No, hai ragione, scusami. Siamo nel 22 adesso. Siamo nel 22 o 23, Leo? Ah, ok. Minchia, non so più neanche l'anno che siamo, ragazzi. Sì, sì. Ah ok, grande Mima. Ma io sono iscritto, dici? Io sono iscritto al tuo canale, Mima. Se no mandamelo. Che cazzo fai a mandarmelo? Scusate raga. Che... Questa macchina è talmente figa, ma è talmente potente, Sarola, che quando poi vai a frenare, oh, non ha neanche tutto sto freno, eh? Bisogna frenare per tempo, beh, chiaramente. Cazzo, quando, ti stavo dicendo prima, no? Quando la facevo sulla Formula 1 che freni a 50 metri, no? Mamma mia. Formula 1 è bellissimo anche lui, eh. Poi con la storia della carriera ha fatto un mezzo capolavoro. Se volete vederlo potete andare sul mio canale YouTube, dove c'è tutta la carriera e tutte le altre parti. Aspetta, prova. Sì, sì, sì. Ma sì, mi sembra che mi ero iscritto, perché te l'avevo già chiesto, eh. Mi sembra di sì, sai, Dima? Mi sembra di sì, già l'altra volta. Mi ero dato a scrivere quando eravamo in live. Eh sì. Ma ti dico, il Formula 1 è stato molto molto bello. Dopo un po' però mi ha un po', non dico annoiato perché non è vero, mi ha un po' stufato. Avendo solo, vabbè, chiaramente è solo Formula 1, quindi è monotematico. Anche i giochi di moto li compro tutti, poi dopo la fine
non riesco mai, cazzarola, di potenza in curva in salita, ma di cosa stiamo parlando? Ciao ragazzi mitici, eh sì, hai ragione, o sei proprio un fissato appassionato di, se no no, tu sbagliato, dai che lo dobbiamo recuperare, dai, cerchiamo di fare un giro bello. Buonanotte Giuli. Ma io la sento, l'ho sentito. Buonanotte. Ciao ragazzi. Cazzarola. Ciao Giuli, buonanotte mitica. Ti aspetto domani o venerdì o sabato o domenica o tutti i giorni. Allora ragazzi, io devo dire che questa macchina è una bestia e non è che frega tantissimo, eh. Dopo devo andare a vedere se ho comprato i dischi giusti. Mi sembra di aver comprato i Brembo forati, eh. Ma Interlagos la conosco, però chiaramente ogni gioco che si va a fare, ogni macchina che si usa è completamente diversa, eh. Perché una cosa bella che ho visto, non so se Bimax, Lord e tutti gli altri che ci giocano hanno notato, è che i potenziamenti e gomme e comunque tutto, porca miseria, ho preso troppo presto la curva, anche questa cosa qui di è molto accentuata, è molto fatta bene, eh? Cambia molto quando cambiate anche proprio nel gameplay, non solo perché hai messo le gomme o perché hai messo l'assetto, ma cambia veramente tanto. Io mi ricordo Project Cars 3 che mettevi la roba e anche il comportamento della guida, esatto Bimax, esatto. Ciao ragazzi mitici, benvenuti. Cambia proprio il comportamento dell'auto che hai in guida, tu la senti proprio che cambia, come la realtà, perché se metti i pezzi più fighi nella realtà non puoi avere la stessa roba, cioè hanno fatto veramente un bilanciamento, un gameplay e un adattamento alle parti che installi che è spettacolare, molto realistico, sì è vero, è molto più realistico degli altri, anche se è comunque un arcade, perché io vi dico che quando portavo i live e giocavo a, e poi tra l'altro hanno fatto l'aggiornamento a PS5 gratuito di Assetto Corsa Competizione. Caspita ragazzi, Assetto Corsa Competizione non perdona, è troppo simulativo. È una ditta italiana che lo fa. Ho armito il panda che è così. Coltellato. Sì. Coltellato la marmita al panda. Che figata, mi hai fatto ridere di brutto. È solo che devo stare molto attento perché qua è l'ultimo giro, non so dove sono quelli dietro e se sbaglio butto via tutto. Facciamo un sound come la Ferrari. Coccotello l'hai tagliata la marmita. Ciao ragazzi, benvenuti. Grande Bimax che taglia la marmita del panda col coltello. Ma il panda ragazzi è stata la macchina più figa del mondo. Ma voi avete mai visto la gioventù? Ma voi avete mai visto un panda dal meccanico? Cioè, poca roba, tagliando, cambio olio. Marco Drum Games, devo mettere sulla tuta il Games, vedete che è un po' storto, è un po' in alto, perché volevo mettere Games sotto, devo... Ah, tra l'altro c'era... grazie, ho beccato un bel po' di soldini. Tra l'altro c'era anche il modo, secondo me, 70.000 in più, indistruttibile come la Mercedes di Hamilton, sì. Oh! Raga, destra, sinistra, centro. Destra, sinistra, centro, aiutatemi, scartatela voi, pescate voi la carta, sinistra, oh, io ho un sinistra, dai, poi
destra, quindi siamo al 50%, il prossimo decide. Dai, Sim, amici, sinistra, destra, centro. Ciao, ciao, scegliete subito, ragazzi, sinistra, destra, centro. Centro, magari esce quella del 95. Cazzo, ho un sinistra, destra, centro. Giù lì, centro, vai. Sim, centro, grandi, raga. Bella lì, bella lì. Sì. La Porsche 911 GT3 996 del 01. Mi piace, ragazzi, grazie. Io avrei scelto quella di sinistra. Era un po'. Vabbè, sono sempre Porsche, non è che fanno schifo. Bella, la 911 del 01. Mi piace anche l'alettone dietro. Molto bello. 911 GT3. Dai, vediamo un pezzettino di replay, poi andiamo alla prossima gara, amici miei. Qui è tutto tranquillo perché chiaramente si deve partire. Sì, molto bella. Una figata assurda. Beh, erano tutte e tre belle, però diciamo che questa qui in mezzo, ragazzi, mi avete fatto scegliere la carta giusta. È quella oro del 2001, che è l'annata come il vino, è quella speciale. Qui non avevo ancora capito la pista. Allora, sta Ford GT è bellissimo. Comunque anche il Focus dietro, non è che mi dispiace sinceramente. Come viaggia sta macchina. Porsche non girano. Le Porsche non girano. Hai ragione. Mi stava dicendo il mio amico Costantino che ha fatto l'ultima patente, che tra l'altro mi sembra che dava McLaren, non vorrei dire una stronzata, non me lo ricordo più. Come se, vabbè, a parte che quello che ti dà è una tortura l'ultima patente, farla oro, una tortura. Ha provato 50 volte, è sempre. Riesco comunque sempre a recuperare. Terra, polvere. Qui l'ho fatta male perché sono uscito. No, no, però l'ho fatta giusta. Bella. Tempo esterno. Vai giù. Ciao Vimax, grazie mille, grazie mille. Io ti ricordo che ci sono domani, venerdì, sabato e domenica in live. Quando vuoi passa che mi fa piacere. Grandissimo, dalle 8:30 in poi. Ciao, ciao, buonanotte, buona serata. Grande B-Max. Che sbandata, raga. Vedi che l'assetto di passato che la nostra probabilmente è in curva. Assetto ripassato, ma tu mi stai dicendo che è un potenziamento? Gear! Ho fatto tutto come è venuto la prima andata. Grande Kevin! Ah sì, le patenti dici. Hai fatto bene, hai fatto bene. Hai fatto bene perché. Allora, questo gioco è veramente divertente secondo me. Quando si fa 50 volte una roba solo per avere l'oro, dopo magari non diventa più tanto divertente. Ciao amici. Dopo diventa un po' una rottura. Grazie amore mio. Un po' di gelato, raga. Come se fa caldo. È troppo Nutella. Sì. Ma ho paura di spendere troppo. È più difficile fare le patenti che giocare a Elden Ring. Beh, insomma, io ho più fatica a fare Elden Ring, però hai ragione. Di auto sedili. Bella lì. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo a vedere cosa ci dice Luca.
quanti bei campionati fatti. Luchino, Luchino, cosa ci dici? Ottimo lavoro, hai vinto il campionato panamericano. Ah, subito, subito. Allora. Un biglietto. E devo... Ciao amici! Allora, prepara una Porsche con 650. Io farei fatica su entrambi, ma siccome... non c'è niente, un problema nemmeno. Tocca solo di morire di più volte. Grande, eh sì, eh sì, eh sì. Di morire un sacco di volte, eh? Allora, Porsche... Ma ce l'ho una Porsche? Sì, perché me l'ha data prima. Allora. La 911, scusa, dove cavolo me l'ha messa? Non la vedo. Oh, M3 è un BMW. Ma non vedo neanche l'icona. È l'ultimo in basso. Ah, grande! Ah cazzo, proprio l'ultimo era, grande, allora, ah sì, grazie raga, mica non me ne ero accorto, dai, rullo di tamburi, voglio quella macchina, ma dà anche un dai, motore. Voglio quella macchina, macchina o motore, no, 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 ah, vaffanculo, i soldi pochi poi, ma era la macchina della PlayStation, eh sì. Ragazzi, ma voi sapete dove si comprano le safety car? No, beh, qui non mi frega niente. Devo arrivare a 6.50, eh? Devo arrivare a 6.50. Sono... computerino quello che gli dice. Allora, la prima cosa che modificherei questa Porsche è il colore, è un pugno nello stomaco, piegare a rompe, dopo andiamo a cambiarglielo, dai, devo arrivare a 6.50, devo arrivare, eh? Ma quanto cazzo mi fanno spendere questi qua per arrivare a 6.50? Cioè, carboceramici, questi sono freni che frenano, eh? 100.000 nitro, ma siamo fuori. Tutto quello che vedo in questo menu è arabo per me. Non devi passare i 650 cavalli, vero? Cazzarola, ma devo per forza arrivare su, non è che me la dà già buona adesso? Fammi vedere. No, che cosa ho combinato? Cosa hai combinato? No. Allora. Che cazzo posso mettere? Albero a came. Cioè, devo spendere tutti questi soldi, i pistoni, tutto, devo far tutto, dai. Pp. I pp sarebbero, scusami, i cavalli? No, no, i pp, allora lambda, questo sicuramente, minchia, 15.000,
i cavalli sono quelli lì, ma il pipì dice il gioco, e diceva anche l'amico, ma dove cavalli cazzo si leggono qualcosa. I pipì? Aspetta, vai su qualcosa, io devo... Cioè, se c'è qualcosa, non la devo fare. Allora... Guarda, lì sopra, c'è quello che ha telecamera. Ah! Ah, ok, perfetto, grande Zane Boy. Non vedevo i pipì, raga, stavo facendo una cazzata. Dei condotti sopra nella foto, sì, è vero, dove c'è la mia foto, la mia file, la mia face. Ma che cosa posso mettergli, scusa, in più di questo? Vabbè, iniziamo a comprare anche le gomme, perché se poi ci devo correre veramente questa macchina. Lo scarico da corsa? Bilanciamento freni, le gomme me la mi alzano i pipì. Oh! No, gomme un po' più merdosine. Non devo andare oltre. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Non può bastare così? Devo proprio dare 6,50? Oh no, no, forse va. Forse possiamo. Hai messo le mani su una Porsche. Ah, oltre 600, non l'avevo letto. Da 6 a 6,50. Spa Francorchamps. Ai ai ai. Con la 9,11, eh? Ah! Figo! La 9,11, tra. Menù 31, ma siamo all'ultimo? Davvero? Davvero. Mi hanno detto il 31, ma non so se poi è vero che è l'ultimo. Proprio l'ultimo, ultimo c'è qualcos'altro. Allora, Spa. No, oh. Ah no, c'è tre piste, c'è. Beh, andiamo al Lago Maggiore. Ok, raga. No, non ho cambiato la macchina e non ho cambiato il colore. Vabbè, magari è figa. Dai, oh! Ok, prima curva. Andiamo fuori e capiamo un po' com'è la macchina. Drift. Era meglio se prendiamo la Ford GT. Cazzarola. Mamma mia. Sta Porsche è inguidabile. Dai, gas tutto, dentro tutto fino in fondo. Ma qui mi sembra di ricordare che c'è il discesone e la bella parabolica a destra, eh. Cazzarola. Thank you.
Ok. Ciao ragazzi, benvenuti. Sembra di andare su un... su una lastra di vetro questa macchina. Mamma mia. Sembra di andare su una lastra di vetro. Oh! Vai, 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 gas, gas, gas! Forse non lo legge. Ah, si trova la mia. No, 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 è vero, hai ragione. Sì, ma bisogna farle per forza col Porsche queste qua. Quindi, e questa è elaborata quasi tutta, eh? Incredibile. Non è che per dire, sì, magari possiamo mettergli le gomme da gara. Va tutta... Guarda che roba. Dai, dai, dai che ne facciamo tre in un colpo solo. Un tre in un boccone. E tu dove sei? Solo a fare la curva, cioè. Un posto è una copo. Sì, infatti, infatti, avevo letto. Non l'ho neanche vista, ma poi sto anche vedendo che sono solo Porsche. Arrivo con la GT, con la Ford frescone. Campionato Porsche, arrivo con la GT. Allora, questa pista, tra l'altro, che è pure vicino a casa mia, al Lago Maggiore, che una volta credevo che era vera, che era a Brescia o Bergamo. Poi credo che di aver letto che era tipo inventata, forse, non lo so. Comunque è bella. È molto bella. Cazzarola, ma dove sono? No, 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 Marco! Cazzarola. Dai, allora, mamma non gira! Che roba, va, va, va! Che ossessione sta pista! Dai, ma sto solo frenando, ma dove vai? Ma dove vai? Porsche, mi stupisci, è un nome incredibile. Come si fa a guidare un Porsche? Cioè, guarda, dai! Solo destra e sinistra! In due giri non li prendo. Ciao amici miei, mitici! In due giri ho paura di non prenderli. In due giri ho paura di non prenderli, raga.
Allora, sono lì, eh. Non devo sbagliare, assolutamente. Assolutamente. Mi sembra che non sto andando male, eh. Non ne pensate, raga, però... Tipo, riesco a prenderli o... No, 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 no! Ciao amici miei, mitici! Frena, 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 Drums! Frena, frena, frena! Ok, dai! Oh, che ti frego di potenza! Cacchiarola! Ma dov'è il primo? Ma come lo prendo io? Ma come lo prendo che... e ho frenato. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Scusami, scusami, colpa mia. Dai, almeno terzo. Manco Chuck Norris. Hai visto? Non c'è nemmeno una dritta. Grandissimo Lord. Ciao ragazzi mitici. Non ce n'è una che la... Tutte storte. Oh, questa stavolta l'ho presa bene. Prima volta che l'ha preso bene, che la prendo bene. Oh, devo beccare il terzo. Ce la va, che roba. Oh, e do giù anche a gas, eh. Ciao mitici! Ciao amici miei, mitici! Campionato Porsche, dobbiamo per forza in due giri prendere almeno il terzo che ce l'ho qua davanti, eh. Sta macchina è veramente ballerina. È un Porsche 911 GT3. Quindi di cavalli ne abbiamo un botto e l'abbiamo anche elaborata parecchio, eh. Quasi al massimo, tranne forse la riduzione del peso, l'altezza del suolo, quelle cose lì. La frizione mi sembra di averla cambiata. Allora, sicuro che questo qua me lo baffo, eh. Ha parecchi cavalli sta bambolina, che se gli do troppa birra ce l'andiamo a sbaffare la birra. Quanto consuma una macchina così? Che sparo di 2 al litro. Ah, dai cazzarola, qualche volta si può fare una bella garetta. Forza Horizon è fighissimo. Chiaramente due giochi diversi, non paragonabili. Però sai che cosa? Questo volantino della Logitech è una figata, ma non funziona sulla Series X, anche se dal sito poi effettivamente c'era scritto. Non sono riuscito a farlo andare sulla serie 6. Dei ragazzi mi hanno detto che bisognava comprare tipo un adattatore per poterla far andare, però non sono convinto, perché sul sito della Logitech c'era scritto che andava sulla serie 6. Vabbè, ecco, il primo non lo becco neanche a pagarlo. Ma bello, anche se mollo l'acceleratore va di traverso sta macchina. Va, va, va. Bravo, è un po' rally, dai, figo.
sta diventando notte, oh. Oh, 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 no, 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 fare il cattivo. Meglio di così, raga, non ce la facevo. Mamma, che macchina bianca poi, raga, è tutta sminchiata, l'ho anche sminchiata tutta sminchiata. Dai, andiamo a vederci un pezzettino di replay perché merita, appena appena. Sconsolato Marco Drans gli dice grazie, grazie Lord. Mitico, mitico, mitico terzo posto, più di questo. Però mi ha dato il mezzo, E rifarla magari con questa, cosa dite? Interessante. Andiamo a vedere un goccio mentre mangio un pelino di gelato. Ragazzi, mangiate voi, mentre mi guardate. Un pacchetto di patatine, una birretta. Incredibile. L'inizio è stato traumatico, Dopo ci ho preso un po' la mano. Tutte di traverso. Tutte di traverso. Buonanotte. Ciao ragazzi, mitici! Che figata! No, però vado fuori. Incredibile. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Incredibile, raga, Proprio incredibile. È fatto benissimo, A me piace tantissimo fare le gare ma vedere anche il replay. Guarda che roba. Veramente, veramente fatto bene. Ah, cacchio allora, quando si comincia a diventare vecchi. Altro che birra qui. Medicine. Io di solito non lo mangio mai, soprattutto quando ci sono le live, però il mio figlio Leonardo mi ha portato qua il gelatino. È un peccato. È un peccato la terra qua. Ciao amici! Bella! Allora, lasciando stare il colore. Bella! Potrei andare a cambiare il colore però, Eviterei di riprovare, Ciao ragazzi, eviterei un po' di riprovare, andiamo a cambiare il colore, allora, non sono convinto che si cambia colore qua, 50.000 per il 25 miglioramento del motore, che sono troppi soldi, io voglio solo cambiare il colore. Allora, se non sbaglio, dove cacchio, ciao mozzo, allora uso il Logitech G923, secondo me un buon compromesso tra un bel volantino e qualitativamente qual è qualità prezzo, secondo me uno dei migliori. Una volta usavo il Thrustmaster, ma diciamo che
mi trovo molto bene con Logitech G923. E comunque, Mozzo, se ti va, iscriviti al mio canale YouTube e, vabbè, Twitch, questo qui dove sei entrato adesso, è anche YouTube. Ti spiego, io ho Thrustmaster, su GT non riesco a cambiare la saturazione del freno. Ah. SF1000, eh? Fammi vedere solo un secondo. Allora, FS1000 hai detto, eh? Il 1000. Secondo me non è supportato come questi che vedi qua. Allora, lui te lo fa usare, te lo riconosce, ma non ti mette le impostazioni come per esempio il Fanatec GT DD Pro o come il GT, fa cambiare i pedali, esatto, come il Thrustmaster T300, perché tu hai detto che la F, la serie F1000, hai questi che... Adesso vediamo un attimo, Kevin, il Fanatec oppure il Logitech, vedi il Logitech G29 o il G923, che chiaramente... Però io non vedo i pedali. Ti capisco, Mozzo. Mi dà come T300. Quindi, allora, non te lo riconosce come il tuo, ma te lo riconosce come un T300. L'ho usato? E io vedo che neanche io posso però cambiare la pedaliera, sinceramente, sai? Non lo vedo neanch'io. Punto di vibrazione, intensità del grilletto, ma qua si parla di controller. Anche qui vedi si parla. No, sai che mi sa che alla fine della fiera hai ragione tu, che non si può fare niente. Cioè, nel senso, la pedaliera lui la trova come pedaliera, punto e basta. Non ha impostazioni di pedaliera, io parlo. Purtroppo... Ma io ho questa automobile qui. No, non posso usarla. Centralina tutto, Marco. Ciao Eiles! Centralina? Ah, devo cambiare la centralina? Devo cambiare la centralina? Scusa, non ho capito. Lo so, Mozzo. Purtroppo, cazzarola... Allora, io ti dico la verità. Da quando ho preso questo G923 non ho mai avuto problemi in quel senso, perché sai cos'è? Più che altro mi adatto io al gioco. Però riesco a capire quello che tu dici, sinceramente. No, purtroppo. Ah, ok, tu vuoi farmi cambiare il colore della macchina. Adesso andiamo a cambiare il colore della macchina. Ragazzi, ma cosa ne pensate se io compro delle gomme da corsa invece che quelle merde qua? Dai, 18.000 le compro. Allora. Sapete, ragazzi, che io non mi ricordo più dove cazzo si cambiano. Dove si cambia il colore? Al garage, scusa. Adesso mi è venuto in mente. Comunque, Mozzo, se ti va, iscriviti al mio canale, mi farebbe davvero piacere averti dentro nelle live, Mitico. Allora, impostazione auto, filmati, omaggi. Quindi impostazione auto, ma porca. Ma no! Ma come filmati escape? Cos'è filmati escape? Beh, comunque è bella. Ma dove cazzo? Componenti elaborazione. No, davvero, ma dove si cambia il colore? L'avrò visto tipo 50 volte. Non, tutte le volte dicevo, qui si cambia colore, ragazzi. Caffè, auto usate, brand.
Cioè, sembra che sono entrato stasera a giocare a sto gioco. GT Auto? Eh? Oh, sì, cretino, Dio. Sì, scusate, raga. Allora, colore. Andiamo su come, raga. Non vorrei fare una stupidaggine. Metallizzato? Nero, nero. Ho visto un nero. Qualcuno... Oh, questo grigiozzo? Eh? Cosa dite? Questo grigiozzo? Non mi fa vedere sulla macchina. Cosa dite? Mica male, eh? Un bel blu. Però Lord dice nero, nero, aspetta, nero, dove cazzo è? Nero, nero proprio? Allora, nero, 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 nero. Sarà qua nero? Rosso. Argento con i cerchi neri. Minchia, argento. Argento con i cerchi neri. Mi ha tutto argento la macchina. Minchia. Sai come è bella tosta. Questo è un nero? No, questo... Questa non è male però, ragazzi, eh. Rosso scuro con i cerchi dorati. Nero più nero che si può. Dai, però questa è bella, oh. Guarda che bella. Aspetta, dai, tanto chi se ne fotte, $4,000. Ciao ragazzi. Allora, oh, e perché non me la cambiate? Lo so, non so cosa dirti, mozzo, mi spiace, ma è proprio una... Sono proprio quelle impostazioni che io ho visto. Sai che sinceramente, mozzo, tu hai provato la... Vediamo un nero della Jaguar, non è male. Tu hai provato in garage adesso? Ah, ok, lo devo equipaggiare. Tu hai provato, mozzo, l'assetto corsa competizione? Se ti va, io ho anche un canale YouTube che è Marco Drums Games, lo cerchi anche come Marco Drum con 2S, Marco Drum SS, e ci sono tutti i filmati di assetto corsa competizione, che è molto più simulativo, ed è figo secondo me. Dopo la cambiamo anche nero, ragazzi, ma dove cazzo si mette? Ditemi dove si mette il colore. Dove lo metto il colore? Su editor livrea si seleziona il colore. Allora, editor livrea, ok. Sì, anche assetto. Ah, bravo, bravo, bravo. Sì, lì lo so che puoi settare tutto. Assetto è una roba incredibile. Ragazzi, mi sto perdendo nei menu, vi giuro. Vi chiedo scusa, ma non, dove cazzo lo metto il colore che ho comprato? Ho scaricato questo, volevo giocare qui a GT7. Allora, il gioco è bellissimo, eh? Ah, Formula 1, anch'io gioco Formula 1. Il 2021, molto 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 bello, eh? Allora, questo qui è molto bello. Se proprio non riesci a giocare con il pad... Io ti consiglio di giocarlo, scusa, col volante, di giocarlo comunque col pad, perché alla fine rende lo stesso molto 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 bene. Oh, raga, io non trovo dove cazzo si mette il colore. Sto comprando una GT in vita reale, consigliatemi un colore. Ah! La Golf 6. Il mio vicino di casa ce l'aveva nera, sinceramente mi piaceva un botto. A me piace il grigio scuro, metallizzato, infatti la mia Qashqai l'ho comprata grigio scura. Non è che sui colori potrei darti un consiglio, magari se anche gli altri amici ti danno un consiglio. Ragazzi, voi che siete dentro della chat, date un consiglio al nostro amico su che colore comprare la macchina, in vita reale, non nel giochino. Allora, elementi, nuova, editor di livrea. Ma è possibile che non ho mai... Verniciatura, carrozzeria, tavolozza colori. Così.
Ah, eccolo qua. Ok, me l'ha cambiata. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Oh, che me l'ha cambiata. Oh, che me l'ha cambiata. È un verdone, ragazzi, questo qui però, eh. Che cazzo di una serie il testo? Ma che se ne fotte? Allora, è un verdone. Ah, ma devo salvare per forza. Con il permesso di Marco. Facciamo la por. Allora, rosso scuro tendente al magenta metallizzato. Ci sta, eh? Rosso scuro col magenta. Non lo so. Andiamo a prendere dei cerchietti un po' più bellini, scusate. Neri, cosa ne pensate? Belli questi. Belli anche questi. No, questi non mi piacciono. Non sono niente male, eh. Questi mi piacciono. Anche questi. Ma sì, dai, stagliamoli. Ma chi se ne fotte? 4.000 dollari. Ciao amici miei, mitici, benvenuti. 4.000 euro. Cosa sono queste notifiche del PlayStation Network? Allora, vediamo un attimo. Le 10, facciamo ancora una bella mezz'oretta, tre quarti verso le 11. Oppure grigio scuro, bianco perla. Grigio scuro. Grigio scuro mi piace. Sì, metallizzato però. No, che cosa ho fatto? Ma che macchina ho, scusa un attimo. Nero, nero ci sta di brutto. Quanti cavalli vuole? Inferiore! Devo montare la zavorra, raga. Dai, non posso aver fatto tutto sto casino. Devo montare la zavorra. Avevo la GT grigio scuro perla. Ah, ce l'avevi già grigio scura. E no, dai, allora no. Devi comprarne un'altra. Di un altro colore. La monto la zavorra? Ciao mitici! La GTD si fa 207 cavalli, minchia! Non male direi, eh! Dove si installa? Ora voglio la GT! Dove cazzo si installa, ragazzi? Aiutatemi! Dove si installa la zavorra? Possibile che l'ho tirata giù? 6,52. Bianca non ti dispiace, zavorra, eccola qua.
No, facciamo la giusta per 6,41. 6,47, eh? Eccolo qua. Ecco qua che ho montato la zavorra, raga. Allora, consiglio, se avete una macchina che volete usare ma avete troppi PPI, quindi è troppo potente per quella gara che dovete fare, andate a comprare la zavorra e padabam, e la montate voglio esagerare. Grande. Ok, andiamo a provarla. Secondo me, allora, io opterei per nera e allora io la prossima che vi vado, voglio andare a comprare è rosso tipo bordeaux metallizzato, ma è un rosso strano della Mazda. Ho visto la Mazda, fighissima. A me piace molto il rosso Mazda. Bianca, come dice bianca è bella, le macchine bianche mi piacciono. Però da tenere sono un po' una rottura di scatole, no raga? Cioè, devi continuamente lavarle. Rosso non mi convince, fra, bella. Azzurra, un bel azzurro, ma visto che sei giovane, un bel azzurro, non tipo pastello, metallizzato. A me non piace la macchina che non è metallizzata, cioè, proprio pastello. Non mi dice mai niente una macchina che è pastello. Ma che cazzo, sta in strada o no sta macchina? Esattamente Marco, a me proprio pastello non mi piace. Quindi il bianco o c'ha qualcosa, che è il bianco metallizzato, madre perla come diceva anche prima. L'azzurro mi piace, ma costa troppo. Azzo, lo fanno pagare così tanto l'azzurro, sti stronzi? Culo sul muro, vai, tirati dentro. Che cos'è sta macchina? Ma questo mi ha sorpassato sulle corna. Sì, fanno pagare o bianco perla o nero. Allora, se bianco perla non è male, perché comunque quando vai sotto il sole il perlato poi dipende da dove lo tirano, se lo tirano verso il blu, verso il verde, verso il giallo, verso il rosso, dà un effetto della Madonna, dà un effetto proprio fico. Nera è sempre nera, nero è nero, raga, nero fa sempre un effetto d'auto mega sportiva. Bianca perlata penso che non ce ne siano, no dai, rosa, che cazzo ho scritto rosa, dai. Sì, ho capito che è l'unica merda che c'è in giro, però vabbè, rosa posso capirla. Il perla spacca, sì. Mio papà faceva il carrozziere e mi ricordo quando arrivavano i ragazzi, perché non è che il madre perla una volta costava un botto, 110.000 lire mi sembra il barattolo, e ce ne voleva un po' di barattoli, per il barattolino piccolo. E lui lo tirava su dove voleva il ragazzo, nel senso, se lo voleva verso il verde, verso il blu, e poteva, azzo, questa è la pista Spafracosciant, che non tiene sto cazzo di macchina. Porca loca, raga, dai che mi hanno brancato dentro, dai, va bene show must go on, va. The show must go on, ragazzi, non si molla mai, si arriva fino in fondo. Che miseria, raga.
Allora io ti consiglio bianca perla, visto che allora fa fico e non ce ne sono in giro tante. Io ti consiglio questo, bianca perla. E poi la questione del motore lì non ti ho seguito, scusami, però Marco Trans Games ti consiglia bianca perla, poi devi essere tu a decidere. Mozzo, sei ancora? Mitici ragazzi, grandi! Dai che si imbarca da una parte e poi gira dall'altra! Mamma mia! Ma come la faccio sta pista? Ma branca dentro! Ultimo, dai! Troppe con motore rifatto, perché? Perché li bruciano, si vede. Vabbè, ma dipende da come va in giro anche. No, raga, ma guardate che macchina! Porca loca. Oh, questa macchina qua è... Non potevo prendere quell'altra. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, siamo quasi al 31. Oh, Bragali, mi spiace. Sto faticando con... Allora, c'è il nostro amico che vuole un consiglio per comprare una macchina reale, Bragali. Bragali è una mia fans che è dentro da tanto tempo, da quando quasi quando ho cominciato a fare lo YouTuber. Allora, grande Bragali. Dimmi una cosa, bianca, perla o nera una Golf GT che vuole comprare il nostro amico? È indeciso. Dai, ma come cazzarola? C'è anche Lord Bragali, grande Lord. Però la Giulia no, la Giulia sta dormendo. Mamma mia. Ma posso accelerare questa macchina? Lord spacca, mitico Lord. Dai! Magari Bragali c'ha problemi di linea, perché vedo che non sta scrivendo. Di solito lei scrive sempre. Comunque secondo me è bianco perla. Ah, si frena. Ehi, è grandissimo. Cazzo, sto facendo una fatica, ragazzi, che voi non ne potete capire. Cioè, incredibile, incredibile. Ciao Lord, è arrivata, grande Bragali. Ehi, è per il bianco. Sì. Secondo me è bianca, bianca madre perla, bianca perla, perlato. Ma va, cretino di uno che mi è venuto addosso, ma l'hai vista? Scemo nero. C'ero dentro io, va che mi ha mandato fuori anche. No, queste stupidate, forse già non tieni una sega. Allora gli ho dato un bel colorino strano sta Porsche, che forse era meglio se la lasciavo bianca. Thank you.
Ciao ragazzi, benvenuti Mitici. Allora, sto correndo con una 911 bella tamarrata ed abbiamo cambiato anche il colore, abbiamo fatto diventare un nero strano, un nero Porsche però, un colore che ho comprato, ma sta Porsche non sta in strada. Allora, devo essere proprio preciso, Via! Bianco, bianco. Tutti dicono bianco, comunque, eh? Tutti gli amici dicono bianco. Cazzarola! Ok, vogliamo vedere le foto, eh? Arca roca! Ho letto, anch'io ero per il bianco, cazzo mi sono, un momento mi steccavo. Oh, cattive Porsche. Cazzo, ma davvero, ti giuro, sto sudando. È il secondo giro di 5, vabbè, però ho preso il sesto, sono contento. Allora, spara conosco, ma con questa roba qui che ogni curva è... Ma che roba, oh. Devo sempre stare in tensione. Ok che siamo in una gara, ma non riesco neanche a frenare che gli vado addosso. Sono in acqua, quindi no, rimarrà così. Ah beh, ci sta. Bella tamarrata, ci sta, grande. Mi piacciono troppo le macchine elaborate, tamarrate, fatte fighe, personalizzate, ecco. A mettere un po' del proprio estro dentro il mezzo e non far tutto standard, tutto uguale. Grande. Io lo facevo una volta col motorino, dopo ho smesso. Dopo spendere troppi soldi per le elaborazioni, per le cose fighe, macchina, motorino, non ho più avuto interesse, però mi piacciono un botto, ragazzi. Ogni personalizzazione è una figata, Adesso bisogna vedere, ragazzi, che a parte gli scherzi, qui la benzina e il diesel costano 2,32 euro, 2,50 euro, possono alzare da un momento all'altro. Una Punto Multijet 600, fico. Anche mia sorella c'aveva la Punto. Bella macchina, comunque. A parte tutto, ma era una bella macchina. Oh, non abbiamo mai avuto un cazzo di problemi. Adesso motore dall'Alfa 2000. Cazzo, era un proiettile! Dai, era un proiettile! Ma riuscivi a stare in strada? Cazzo, Alfa 2000, 2000 gli ha messo. Ah, grande. Vabbè, 1600, ma... Cazzo! No, minchia, no! Quali da quattro zampe. Minchia, 208 cavalli su una Punto. No, ma sta piovendo, siamo seri? C'è già un dito in culo sta pista e piove anche, dai. Sì, c'ho sulle gomme slick io qua, eh. No, la pioggia no. Sarola, raga.
Comunque arrivare primi in queste qui è... siamo così grandissimo. Sì, sì. Guardate, oggi il mio amico Massimo si è andato a fare la benzina al furgone, al camioncino. 110 euro pagava prima, 176 stasera. 66 euro in più per fare il pieno. Bianco perla. Sì, sì, no, siamo... E col benzinaio che diceva che può solo che aumentare, nel senso da ore anche può cambiare il prezzo, una roba fuori. Bianco perla. Ciao ragazzi, mitici, benvenuti. Benvenuti. State con noi che ci divertiamo a correre con le slick sulla pioggia, raga. Col tipo di fianco che mi viene addosso anche. Ma non sta in strada già di suo. Cioè, guarda questo. Ma come cazzo fa a andare che c'ha le mie stesse gomme e non tiene una sega? Guardalo, guardalo. Come fa lui ad andare? Dai. Qui è acqua fuori, dal benzinaio come ne fotto. Dai, ma è una acquazzone della Madonna, ma non si può. Dai, ma cosa fa? Dove va? Sì, sì, davvero. Ragazzi, cosa devo fare? Mettere le gomme da guarda, non sta in strada, da bagnato. Niente, non... No, no, guarda, non c'è modo di stare in strada. Faccio fare due giri così, cavalli a gogo davvero, raga. No, non si può stare in strada. No, ma va, fanculo, è impossibile, impossibile. Ma come si possibile, ma come cazzo è possibile? Niente, devo... Cosa ne dite se prendo il bagnato? Incredibile, ragazzi, incredibile. È intermedio bagnato pesante a sto punto? Aspetta, tanto comunque me li dà un po'. Sì, ti giuro, ho smesso perché non... No, non ce la facevo più. Non ce la facevo più neanch'io, incredibile. Con il bagnato pesante. Col bagnato pesante, eh? Grande, grande, sì, sì, assolutamente. Tanto, guarda, io sono in live domani, venerdì, sabato e domenica, Quindi in settimana dopo le 8:30, sabato pomeriggio, sabato sera, dopo le 8:30, sabato pomeriggio, non so, dalle 2, le 3, così, e domenica è uguale, Così almeno, vabbè, non penso che la compri domani mattina, però vieni dentro a chiacchierare con noi, così ci facciamo delle belle chiacchierate. Allora, io ho comprato le gomme da bagnato pesante. Vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa qua, perché
Ragazzi, io non credevo proprio che faceva, che già sta macchina da tenerla in pista è già tosto. Ho bagnato pesante, non tiene il cavolo. Ok Lord, grandissimo. Sì, anch'io alle 11 stacco. Non tiene raga, non tiene. Dopo vi ringrazio, se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi sul mio canale Twitch e anche sul canale YouTube, dove c'è un sacco di video fichissimi, un sacco di giochi, tutorial, unboxing e bla 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 bla, e anche queste fighissime live le salvo su. Però sta cosa qui, ciao ragazzi, benvenuti mitici, sta cosa delle Porsche. Ok, grande, grandissimo, sì, molto volentieri, dai, mi ci conto, che vieni dentro. Quando avete un attimo di tempo, raga, venite dentro, ci facciamo una bella chiacchierata. Magari se non sei ancora proprio convintissimo, entra dentro in un'altra mia live e chiediamo anche agli altri ragazzi che ci sono. Grande. Vai, grande, dai, facciamoci sto giro, questi 5 giri, così anche il nostro amico Lord va a nanna. Sinceramente sono stanchissimo anch'io e a volte qualche stupidata la faccio perché sono stanco, comunque. Ciao ragazzi mitici, benvenuti in Gran Turismo. Cazzo che filotto, è un filotto di 6 questo qua. Sta cavolini di Bruxelles di macchina. Allora ragazzi, vi devo dire, questa macchina è già un trazione posteriore perché è il 911 della Porsche. In più ho dovuto montargli le gomme da bagnato pesante perché a un certo punto sta gara diventa veramente tosta. Inizia a venire giù acqua, ma non viene giù acqua, ma viene giù il diluvio universale. Dai cazzarola, anche te, non fa farlo a destra a sinistra. Allora le vedo belle vicine, molto di più rispetto a prima, però sta gomme non tengono una sega. Dai, entra sta pista. Porco Marco, mamma mia. Ciao ragazzi, benvenuti. Va qui, gli ho dato un pelo di gas. Vediamo se riusciamo a arrivare terzi, ragazzi, che è già un risultatone. Bella, dai, forza, vero, hai ragione. Ciao ragazzi mitici, benvenuti. Ma cazzarola, non sta in strada raga. No, guidarla come una bicicletta, non, come sulle le uova. Guarda che roba. Interessantissima sta gara,
io mi diverto un mondo lo stesso, perché comunque a fare queste cose qua mi sembra di essere su Need for Speed. Cazzo, scusa, ma questa l'ho cannata proprio, scusa se mi sono venuto addosso. Che prendevi tutte le curve in drifting. Allora adesso al terzo giro, che cazzo, ma dove ti devo passare io? Scusami un attimo. Ciao ragazzi, benvenuti. Mamma mia, sta macchina non... Faccio una fatica a tenere in pista questa 911, ragazzi. Vai. Dai, il terzo è lì. Mancano tre giri, ma purtroppo, o purtroppo, dipende, arriva l'acqua. Sta cazzo di pista. Arriva l'acqua. E allora, quando arrivava l'acqua, Burnout Paradise, mamma mia. Ah, sai che l'ho ricomprato per la PlayStation 4, ce l'ho. Ci gioco ancora ed è secondo me un capolavoro di divertimento. È proprio bello, un sacco di cose da fare, quella città lì che spaccavi tutto, incidenti a manetta, bellissimo, bellissimo. Hai proprio nominato un gioco che per me è un capolavoro. Dovrebbero rifarlo, io non riesco a capire perché a volte non fanno i giochi quelli belli, fanno i remake o i continui di giochi. Burnout Paradise secondo me sarebbe veramente un gioco pazzesco, lo comprerei subito, lo porterei subito in live a divertirci insieme, ragazzi. Ah, amici miei, già che siete dentro, vi ricordo che porterò in day one anche GTA 5. Vabbè, non è un gioco nuovo, anche se l'ho preordinato, mi sembrava una cosa veramente buffa, visto che è uscito su tre generazioni di console. È 10 anni che c'è sempre quel gioco lì. Porca la puzzola! Ma perché fa così? Non è successo niente. Parte, va. Ah, comincia già a piovere allora. Faccio le gomme da maniato. Dai, guarda. Prendiamola un po' lunga. E lo porterò in Day One Edition del preordine su PlayStation 5. Così vediamo un po' anche Gran Turismo GTA 5. Se hanno fatto un buon lavoro gli amici di Rockstar oppure no. Ma io credo proprio di sì. Allora, questo sarà veramente un tallone d'Achille per me. O prendo un'altra Porsche. O ne prendo un'altra di Porsche. Qualche consiglio su guida bagnato? Oltre attenzione a gas e frenare mentre accelero per tenerla dritta. Qualche consiglio, ragazzi? Ho gomme da bagnato, eh. Quindi più di così non... Sì, Lord, lo porto a 15. A 15 faccio una giornata di, invece di far portare su il grandissimo Twitch, che io comunque ringrazio sempre perché i social ci fanno fare queste cose fichissime insieme. E praticamente lo porto in live. L'ho preso ieri. Dopo, a fine mese, io porterò sempre tutti i giorni il Gran Turismo, ragazzi, perché ho visto che è veramente bello, mi diverto e piace anche a voi. Quindi dopo farò delle giornate, invece di fare il solito salto offline, a portare anche altri giochi in day one. Porterò i Borderland, Tina Wonderland, mi sembra che si chiama, adesso non mi ricordo neanche più il titolo.
e poi anche il Lego, anche se penso che il Lego non abbia un seguitissimo, ma è veramente figo Lego Star Wars, eh? Questi sono i titoli del Day One. Passiamo a Dragon Age, sono rimasto dentro. Sì, mamma mia, Dragon Age, che bello. Però Dragon Age dovrebbero fare il continuo, eh? Se non sbaglio stanno lavorando. Niente, quella curva lì è... accelerare solo sul dritto, appena dai un po' di gas in curva è un disastro. Il bello è che anche se non dai gas e fai solo la curva, si ribalta. Dai, cazzarola, vedi, non faccio tempo a prenderlo. Ma prima a questo punto non, già non pioveva, mi sembra, quindi non sono tutte uguali le gare. Porca miseria, vuol dire che mi hanno fatto spendere $30,000 per le gomme da bagnato e poi non mi piove neanche. Oh, ragazzi, sto in tensione di brutto sta gara, eh? Questa roba. Secondo me se facevo un po' più tranquilla già dall'inizio riuscivo a prendere anche il primo e il secondo. Dov'è il primo? A 18! Vabbè, mi accontento del terzo posto, ragazzi, così riusciamo a prendere la macchina, eh? Perché qua il primo lo vedo tosto, eh. Vai. Dai, giro pulito però. L'importante è che faccia un bel giro pulito. Non so quei puntini gialli che mi dicono la traiettoria, ma chi li ha tirati fuori? Sono stato io magari. Beh. Ho notato adesso che ci sono sti cazzi di puntini gialli. Ok, raga. Dai, dai, bella lì, bella lì. Allora, io comunque inizio già a ringraziarvi, a salutarvi. Vi aspetto domani, 8:30, Gran Turismo. Andiamo avanti a fare le cose del caffè. Queste magnifiche gare con la Porsche. Magari ci fa qualche partitella anche mia moglie, Carla, con la sua Camaro, che gli piace. E qualche partitella, qualche garetta anche mio figlio Leonardo, Gianni Boy, che abbiamo fatto un sacco di giochi insieme. Se volete andare a vederli su YouTube, seguite anche il mio canale YouTube Marco Drums Games, Marco Drums con la doppia S, per cercarvi, ma comunque Marco Drums Games si lo trova su YouTube, tutti i video salvati, tutte le live salvate, tutorial e platini, consigli, recensioni, un sacco di roba, eh? Un sacco di giochi, poi mi sa che ci sarà più di un centinaio di giochi. Eccola l'acqua. Dovrei essere quasi a posto, eh? La prima era venuta fuori prima, eh? Sento un bordello sul volante, raga. Eccolo qui che comincia già a... Eccolo qui che comincia già...
Sì, ma c'è sulle gomme da neve. Cioè, da neve, scusa. Da bagnato. Vabbè, l'importante è che siamo arrivati terzi, raga, non ce la facciamo più. C'ho tutte le gambe che mi fanno male. Non ci credo, ragazzi. Vediamo un replay, perché è l'ultima gara della sera. E vai, Drums. Non è proprio sul podio, ma 14.000. Non ci ho neanche guadagnato quello che ho speso. Vabbè, non stiamo lì troppo a... Dai. Oh, mi ha dato la 911 Carrera RS, che secondo me magari va meglio di questa qui che c'ho, eh. A sto punto. Dai, vediamoci un pezzettino di replay, amici. Allora, il colore non è male, sinceramente. Allora, gli amici dicevano nera non l'avevo trovata, avevo trovato questo Porsche colore scuro, secondo me è un verdone metallizzato, eh. Guarda lì, che non si sposta la rossa, allora. Che figata. Secondo me bisogna anche modificare magari un po' i parametri della macchina. Okay. Io... Oh, guardalo! Cioè, niente, è come andare sul... E comunque viaggia, eh. Dall'esterno, a vedere le play, sta viaggiando. Non sembra che viaggia così tanto... dall'abitacolo. Guarda, va, come si traversa su tutta. Magari a mettergli le sospensioni rigide, non rigidirle, cosa dite, ragazzi? Mi fa meno l'effetto barcollamento. Il problema è sempre il sottosterzo che c'ho. E chiaramente, vabbè, ogni volta che si va ad accelerare è potente, è trazione posteriore, sono Porsche, c'è sempre l'effetto sbandamento. Qua, sinceramente, o ho accelerato troppo e quindi è stata colpa mia, e non so che cosa faccio questa macchina per andare fuori, eh. Bellissimo, quando diciamo le gomme posteriori più grandi delle anteriori è proprio potenza, eh. Oh, scusa blu. Ah, ce l'ho anche buttato fuori, scusami. Non credo che mi abbia dato guida pulita sto qua, così, eh. Allora, qui mi sembra che ho fatto un po' una cagata, vediamo un attimo. Eppure. No. Sì. È sul. Forse perché davo un po' troppo gas all'inizio. Oh, ciao Jimmy! Jimmy è lì. Qua Franco, comunque sono arrivato terzo, quindi possiamo stare tranquilli. Mamma mia! Il bello poi è che quando dai gas e voglio darglielo subito per recuperare un po' l'errore di aver fatto il lungo, no, non stai in strada, cioè ti dà una... Vediamo se ho... Guardate, raga, cioè adesso non sto guidando. Vi faccio sentire anche un po' il motore, eh. Tagliato un po'. Thank you.
è bella anche questa inquadratura qua. Io una volta giocavo spesso con questa inquadratura. Questo è dal muso. Cacchi, guarda la fa come va fuori. Questa è la cosa più bella di tutte, che è il... Ecco Marco Brandi. Facciamo una bella foto, eh? Ci sta. Vediamo un attimo. No, no, no. Ci sta così. Dai, ci sta. Eh? Una bella foto, bella, bello in mezzo alle due macchine in settaggio proprio. Oh, che spettacolo ste foto, condividiamola. Circuit Francochamps Drums. No, allora saltiamo Spa Francochamps Drums. Ok, inserisci testo, go. Ah merda. Allora, questo è Porsche. Porsche. Poi scriviamo Spa e poi scriviamo Relax. Tre bei tag, vai che lo buttiamo nel web, lo buttiamo nel mondo, Marco Drums Games stasera. Dai, esci, esci dalla mortalità, esci, 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 eccolo qua. Ok ragazzi, siamo arrivati alle 11, dopo questa mega live dalle 8 e mezza, io vi aspetto domani sera, 8 e mezza, Gran Turismo Twitch. Se volete seguirmi su YouTube, ho il canale anche su YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch e Twitter, eh? Tutto Marco Drums Games, è tutto Marco Drums Games, quindi quando volete cercarmi sui social, oppure su TikTok, oppure su YouTube e Twitch, sempre Marco Trampi. Questa, aspetta, che, vabbè, fa niente, questa è una bella da fare, fammi vedere un attimo. Dai, no, ma fammi la stessa inquadratura, gioco, non cambiarmi l'inquadratura, prego. Ringrazio Twitch che vi permette di fare queste cose fichissime. Vai. No, 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 la più bella è proprio questa. Vai. E risoluzione. Vai. Online, questo è Drift Drums. E mi raccomando, se volete iscrivetevi sul canale, facciamo Drift Drums. Ok, drifting. Ok, Rift, Spa,
e poi mettiamo Porsche, la Porsche, forse prima avevo sbagliato, ho preso Porsche senza SHE, Porsche, incredibile Marco della scusa combina. Va bene amici miei, dai, andiamo avanti, andiamo a vedere che cosa ci dice l'amico Luca. Vediamo un attimo, no, l'amico Luca non ci dice niente perché dobbiamo farne un'altra, esattamente, la facciamo domani perché davvero è una cosa incredibile, incredibile, come devo tenere quella macchina lì. Ah, mi ha aperto l'altro. Eh sì, manca una Porsche, eh. Va bene amici miei. Ok, da Marco Drums Games è tutto. Vi ringrazio tantissimo per queste live fighissime che facciamo insieme, divertenti, eh? Ringrazio tutti gli amici che sono stati dentro, che abbiamo commentato, che ci siamo divertiti, e ringrazio anche quelli che sono passati, di passaggio. Se volete iscrivetevi al mio canale, facciamo tanti giochi, diciamo che mi sto specializzando in Gran Turismo 7 perché secondo me è bellissimo, col mio Logitech G923, PlayStation 5, e tanto buon divertimento. Io vi ringrazio, vi ricordo che sono in live domani sera dalle 8:30, venerdì dalle 8:30, sabato pomeriggio dalle 2:30-3 in poi, e alla sera dalle 9 in poi, e domenica anche più o meno, insomma, dalle 2:30-3 in poi, e è sempre alla sera dopo le 9. La programmazione io la metto su Facebook, Twitter, Instagram, e anche una programmazione c'è su Twitch. Se andate a vedere la mia programmazione, meno male adesso porterò Gran Turismo 7 fino al 15, che porterò GTA 5, che non è un gioco nuovo, ma per PlayStation 5 sì, esce in Day One al giorno 15 di questo mese, quindi ci vediamo al 15 con GTA 5 edizione PlayStation 5, ok? Rimasterizzata next gen, vediamo un po' i cambiamenti, le cose fichissime. Vediamo se giochiamo un po' magari online o facciamo un pezzo di campagna, dopo vediamo. E ricorderò, mio Dio, sono stanco e voglio andare a letto. Vi ricordo che porterò anche Tina Wonderland, che praticamente è il Borderland, non ho ben capito se sia il Borderland 4 o una via di mezzo, comunque anche quello in Day One Edition, e il mitico gioco dei Lego di Star Wars. Sono 8 giochi, 8 film, 9 film, adesso non mi ricordo bene, tutti in un gioco ed è fighissimo. Chiaramente dopo dobbiamo vedere un po' le live, come portarle, quando portarle e tutto quanto. Comunque, vi ringrazio tantissimo, ciao amici miei, a domani 8:30 con Marco Drans Games Channel e Gran Turismo. Ciao! Buonanotte a tutti, mi raccomando, buonanotte, ci vediamo domani, ciao.